Il programma è stato realizzato con il sostegno della Banca Popolare del Cassinatere. Questa sera ha dato prova veramente di essere una squadra infinita. No, io mi tolgo, se tu permetti, un piccolo sassolino dalla scarpa. Certo. Beh, forse ci avrei un masso dalla scarpa, ma togliamoci il primo sassolino. Facciamo un po' di conti e nelle ultime 14 partite questa squadra ha perso solo una volta. Hai detto bene, è infinita, dei valori incredibili, e questi valori sono rappresentati dal fatto che è la seconda volta che perdiamo praticamente nell'ultima frazione il nostro pivot Bagnoli e la nostra migliore guardia tiratrice che è Petrucci. E nonostante questo troviamo sempre risorse infinite per fronteggiare uno squadrone come questo di Palestrina questa sera e portare a casa una vittoria che è molto importante per il morale, per la qualità di questa squadra. Io non ricordo il punteggio dell'ultimo quarto, credo che sia stato, ecco, 29-24. Per l'ennesima volta facciamo ancora 30 punti nell'ultimo quarto. Questo significa che, a dispetto di tutto, la squadra sta molto bene e io sono contento di questo, perché era uno degli obiettivi di inizio stagione, allenarli bene e soprattutto, ecco, tenerli così concentrati. Faccio i miei complimenti ai miei ragazzi, perché sono davvero straordinari, hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo anche nell'ennesima fatica finale di affrontare un quarto contro uno squadrone come Palestrina in questo modo. A microfoni spenti, durante la preparazione in settimana della gara, coach Vettese aveva detto ai suoi ragazzi: se manteniamo Palestrina intorno ai 70 punti sicuramente portiamo a casa il match. Invece il punteggio è stato con aspettative ben sopra quelle di coach Vettese, ma penso che ciò dà ancor più valore alla prestazione della Virtus, perché aver vinto una partita in un punto di forza di Palestrina, per così dire, è davvero davvero un segnale che la squadra c'è e che soprattutto c'è una grande squadra qui a Cassia. Devo farti i complimenti, perché questa è un'osservazione davvero davvero corretta, perché ce la siamo giocata sul campo di gara di Palestrina, cioè l'abbiamo affrontata a viso aperto e abbiamo accettato il rischio di un duello di questo tipo, dove vinceva alla fine chi aveva le migliori percentuali. Io ho visto le percentuali da 2 e da 3 di queste due squadre, sono incredibili. Loro hanno uno squadrone, Visnic, Barzanti, Rossi, stasera partita, certo, incredibile. Mancavano di Alessandri, hanno Duranti, hanno Paesano molto molto bravo, hanno Gatti, che io ho visto tempo fa da queste parti con Montegranaro e mi ha molto molto impressionato. Insomma, uno squadrone infinito che ha nelle mani tanti punti, come questa sera ha dimostrato. Noi ce la siamo giocata ad armi pari con loro, senza tatticismi, senza voler mettere fine alla potenzialità offensiva della Virtus Cassino. Luca sì, aveva detto questo durante la settimana, ma di fatto poi le partite hanno un loro andamento, certo, che sono anche folli, e credo, sentivo alcuni cari amici alla fine della partita che mi dicevano: forse questa è la partita più bella che abbiamo visto da queste parti. A Cassino c'è una grande squadra e, fammelo dire, questa sera ne ho la consapevolezza, perché è una squadra che ha delle risorse infinite, ha degli attributi notevoli. Due osservazioni tecnico-tattiche: 6 uomini in doppia cifra, 2 uomini in doppia-doppia e uno su tutti, e qui viene la seconda considerazione tecnico-tattica, Manuel Carrizzo, che quando si tratta di giocare senza troppi tatticismi penso che si gioca sul suo campo. Giocatore d'altra categoria. Io devo dire una cosa di Manuel. Io voglio ringraziarlo pubblicamente, perché quel 99 che porta sul petto e sulle spalle non rappresentino poi altre cose che lui sappiamo. Lui è tanta parte di questa società, non squadra, società, e gli sono molto legato, e questa sera ce n'ha dato l'ennesima dimostrazione. Attaccamento ai valori di questa squadra, attaccamento alle V rossoblù, e soprattutto ha trascinato ancora una volta, dopo Salerno e dopo tutto quello che aveva fatto prima, questa squadra a questo prestigiosissimo successo. Adesso abbiamo, devo dire, dimostrato che questa è una squadra che ha veramente degli attributi per giocarsi fino in fondo il campionato nelle primissime posizioni. Nessuno all'inizio
puntava su di noi, eccoci qua e ci andiamo a giocare tutto adesso. Ultima domanda per chiudere, la Virtus adesso in attesa dei match di domani si piazza momentaneamente in seconda posizione con Palestrina che naturalmente per Deve dovere di recuperare. cronaca deve recuperare una gara e una Virtus che non potrà riposarsi per così dire un attimo perché giovedì è attesa dallo scontro con la capolista, Barcellona. Se facciamo un parallelo con le prime 6 giornate dell'andata, io mi sento già soddisfatto. Andiamo lì leggeri, loro sono fortissimi, d'altra parte lo sappiamo, e hanno il campo inviolato non so da quanto tempo, e quindi non lo so, andiamo a giocarci questo infrasettimanale durissimo in quel di Barcellona. Giovedì alle Poi 21:15. giovedì alle Orario un 21:15, po' un orario insolito. insolito, però andiamo lì e giochiamoci questa partita e poi vediamo. Siamo qui con l'assistant coach della pallacanestro Palestrina, coach Bernassola. La fine di Virtus Cassino Palestrina terminata 106 a 100 per i padroni di casa. Allora, coach, una partita punto a punto, veramente una partita tra due grandi squadre, due squadre che secondo me arriveranno bene nella griglia finale dei playoff, perché sono due squadre che a mio parere hanno dei grandi valori in campo e lo hanno dimostrato con questo risultato finale, che anche se preme la squadra di casa, la squadra in trasferta non ha assolutamente dimeritato. Infatti, se ricordiamo la partita d'andata, 78-73 sono 5 le lunghezze di vantaggio tra le due squadre e questa sera 6, quindi veramente la differenza è veramente, veramente minima. Beh, oggi la differenza l'ha fatta un pochino il cinismo in alcuni momenti e a mio avviso, in un'analisi veloce, diciamo la grande classe di Manuel Carrizo, che ha praticamente risolto la partita da solo. Nel momento in cui Cassino era andata sotto di 4 punti, ha preso in mano la squadra e l'ha portata alla vittoria. Comunque una partita ben giocata, che 106 a 100 comunque è stato sicuramente uno spettacolo per il pubblico. Avete la fortuna, diciamo, di poter contare su 8 senior, però naturalmente nel vostro roster risaltava una grande assenza, che è quella di Filippo Alessandri. Le chiedo, coach, che cosa ha fatto perché non era in campo questa sera. Aveva semplicemente 39 di febbre, Ah, ok. quindi è stato tutto il giorno, tutti e 3 giorni con mal di stomaco, quindi no, non ce l'ha fatta a venire. La prossima, coach? La prossima Capo d'Orlando, che è sicuramente una partita insidiosa, perché comunque veniamo da 2 sconfitte e magari mentalmente potremmo risentire un pochino di queste 2 partite perse alla fine fondamentalmente. Però siamo fiduciosi, tanto ci mettiamo sul campo, lavoriamo, 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 che è l'unica ricetta che conosciamo per poter uscire un pochino da questo momento. Un breve diciamo, commento sulla prova del vostro playmaker adattato questa sera, Gianmarco Rossi, che è veramente stato incontenibile. Gianmarco Rossi, io non ho visto ancora i punti che ha fatto. 34. 34 punti. Oggi ha fatto una partita, Impressionante. sì, impressionante, con grosse percentuali. È arrivato un pochino poco lucido alla fine, magari per mantenere la differenza canestri poteva fare una scelta diversa, ma andiamo a trovare proprio il pelo nell'uovo. Ha fatto una Certo. grande prova, ha messo in ritmo i compagni, ha realizzato una grande prova di Gianmarco. Sportivo 6 uomini in doppia cifra, i 6 senior per intenderci, più 2 persone in doppia-doppia, uno su tutti Manuel Carrizo e l'altro che gli fa compagnia è un insolito Simone Bagnoli che anche se non particolarmente sugli scudi questa sera, non particolarmente brillante, almeno in fase realizzativa, comunque al rimbalzo c'è stato e comunque ha fornito un'ottima prova insieme a tutti i suoi compagni. Sì, facendo 106 punti era il minimo che potevamo aspettarci di trovare 6 persone in doppia cifra. Hai detto bene tu, Manuel in questo momento è diventato il faro della squadra, emotivamente, tecnicamente, tatticamente tutto. E la cosa ci fa assolutissimamente piacere perché comunque è un esempio per tutti, al di là di quelli che sono i suoi numeri ed è quello che a noi serve, cioè che tutti siano ad esempio per gli altri nel modo più positivo possibile. Simone dobbiamo cercare di aiutarlo, cominciare dal sottoscritto. Fondamentalmente sì, ha portato numeri discreti, è cresciuto alla distanza, anche se non ha fornito una di quelle Certo. sue prestazioni devastanti che ci ha fatto spesso vedere. In questo momento il suo problema è solo un problema mentale di concentrazione. Mi darò da fare per cercare di aiutarlo a uscire fuori da questa impasse, perché si vede che a volte si ferma troppo a pensare, invece di seguire il flusso della partita. Ma è una cosa che cercheremo di
di porre rimedio, però la cosa importantissima è che comunque, anche magari laddove non è l'apporto di qualcuno, gli altri stanno dando tutto quello di che ci aspettiamo e anche un qualcosa di più, perché vincere una partita del genere devi mettere un qualcosa di più che loro hanno. Dicevo a tuo padre a un certo punto durante la verso fine della partita, gli ho detto comunque andrà a finire, questa squadra ha qualcosa dentro, qualcosa di grosso, e ce l'ha veramente. Loro ancora non hanno preso piena conoscenza di questa cosa, ma è indubbio che questa cosa esiste ed è bella visibile da noi. Per chiudere, la prossima andiamo a Barcellona e una breve identikit sul nuovo playmaker della Virtus Cassino Pasquinelli. Adesso sì, ci aspetta un'altra bella prova e andremo belli carichi, belli convinti e con la voglia di fare il meglio possibile. Per quanto riguarda il nuovo arrivato, abbiamo detto è un ragazzo che tecnicamente ha tutto quello che serve, tatticamente penso che si inserisca perfettamente nel contesto della nostra squadra, è un playmaker, figlio d'allenatore, quindi da quello che abbiamo visto è uno che sa leggere, sa vedere, sa cosa serve e soprattutto ha una dote rara nei giovani di oggi, che è quella di saper ascoltare. E poi niente, al di là di questo, ti ripeto, anche se non ha portato numeri, la sicurezza che ha dimostrato stando in campo quei pochi minuti che gli abbiamo concesso. Due dati, 0 palle perse e 8 di plus minus. Sì. Quindi significa che la squadra è in vantaggio quando lui è in campo. Sì, quindi significa che comunque la sua presenza è positiva all'interno del campo. E non dimentichiamoci che ha un allenamento alle spalle. Quindi certo. Fondamentalmente un allenamento alle spalle, una partita così come il battesimo, mi tocca ripetermi, noi siamo strafelici e siamo straconvinti del fatto che lui possa far meglio in una squadra come la nostra che in una squadra dove come quella in cui giocava fino, certo, fino all'ultima, alla scorsa di campionato, con tutto il rispetto per, certo, l'altra squadra. Per caratteristiche però. Sì, sì. Siamo qui con il numero 99 della Virtus Cassino, Manuel Carrizzo, al termine di Virtus Cassino Palestrina. Allora Manu, io non posso che farti complimenti per la tua grandiosa prova e dirti che adesso siamo al secondo posto momentaneamente e che la Virtus ha dimostrato che tra le grandi non sfigura e che tra le grandi ci può stare benissimo. Sì, siamo onestamente molto, molto contenti perché ce la dovevamo una partita con vincere una partita contro una delle squadre più forti. Sicuramente Palestrina è una delle migliori squadre del nostro girone, è sempre una partita speciale. E quindi onestamente siamo molto molto contenti della vittoria. 30 punti per 3, 10 rimbalzi, doppia doppia dopo la partita di Salerno, hai sciorinato un'altra grande prestazione nei momenti in cui tra virgolette servi, nei momenti che si fanno topici tu ci sei sempre ed è questo proprio la tua caratteristica fondamentale che ha sottolineato anche prima il direttore sportivo. Sì, sono innanzitutto devo ringraziare perché sento la fiducia di tutti, in primis dei miei compagni, quindi sono contento di ripagare. Questo è, non ci dimentichiamo che è uno sport di squadra, certo, e il singolo non fa niente. Sento molto la fiducia dei miei compagni, sento la fiducia dello staff, della società, quindi mi piace prendermi le responsabilità, però questo è uno sport di squadra e si vince e si perde di squadra. Una cosa però la dobbiamo dire, senti la fiducia dei tuoi compagni, hai detto bene, però anche i tuoi compagni questa sera hanno fatto una grandissima partita, come te 5 uomini sono andati in doppia cifra, tutti senior, tra cui anche Simone Bagnoli in doppia doppia, da un punto di vista statistico almeno, ma anche da un punto di vista di apporto sul campo, siete stati tutti davvero fantastici. Sì, sì, veramente tutti quanti. Cioè, anche lo stesso possono, Riccardo. Si possono fare le cose giuste o sbagliate, però penso che la cosa più importante che dobbiamo prendere di oggi è la voglia di vincere. Oggi ho visto una squadra, come domenica scorsa, una squadra che anche nelle difficoltà ha avuto il coraggio di fare qualcosa di importante. E questo magari nel girone d'andata non l'avevamo. E penso che questa oggi sia la nostra forza. Poi sbaglieremo tantissimo come sbagliano tutti, però quando hai quella voglia di vincere
dopo si vede nei risultati finali. Abbiamo due squadre con lo scontro diretto a favore, anzi tre, Luis, Palestrina e Salerno. Adesso andremo su un campo ostico e difficile come quello di Barcellona nel turno infrasettimanale. Anche lì dovremo cercare, almeno provare, di portare 2 punti a casa. Sì, fino adesso Palestrina e Barcellona sono state le due squadre più forti, le prime due. Noi adesso siamo in un buon momento, penso che abbiamo vinto a Salerno, abbiamo vinto oggi, penso che loro sono più preoccupati che noi per questa partita, soprattutto perché noi adesso possiamo andare lì onestamente tranquilli a fare la nostra gara. Quindi quello è un grande vantaggio, mentre che oggi avevamo tanta pressione perché dovevamo battere una big in casa che non potevamo perdere un'altra volta. Penso che giovedì andiamo a fare una partita molto molto tosta, però abbastanza liberi mentalmente. Grazie Manu. A voi. Allora, siamo qui con il nuovo playmaker della Virtus Cassino, Riccardo Pasquinelli, al termine di Virtus Cassino Palestrina, terminata 106 a 100 per i padroni di casa. Allora, Rick, benvenuto a bordo, per così dire. Una grande prova, grande fosforo in campo per te. Una prova che veramente fa ben sperare i tifosi della Virtus Cassino, perché dietro a loro panzini c'è un playmaker giovane, ma veramente un grande, grande playmaker. Sì, sono contento, anche perché passo in una squadra comunque grande di età, molto esperta, infatti ho visto molto come gioca Panzini, mi dà sempre consigli anche in allenamento, pure Manuel, hanno fatto una gran partita e oggi per essere la prima partita ho fatto cose semplici come devo fare e vedere un po' piano piano prendere la mano. Hai fatto benissimo, grande umiltà la tua, umiltà che ha sottolineato anche il team manager assistant coach, un giovane che ascolta, ti ha definito un giovane che è preposto all'apprendimento e questo è molto importante soprattutto all'età che avete. Una Virtus Cassino che ha giocato tra virgolette sul campo migliore di Palestrina, che è quello di alzare i ritmi e di aumentare il punteggio, ed è una Virtus che però ha vinto questa partita anche sul punto di forza, per così dire, di Sì, Palestrina. anche abbiamo messo tanto cuore, tanta intensità, perché comunque dopo il risultato dell'andata la volevamo portare a casa, preparando bene durante la settimana e anche con comunque Manuel e Panzini che hanno messo ordine e leadership, siamo riusciti a portarlo a casa. Per uno come te, però, giocare insieme a dei giocatori del genere, uno su tutti questa sera, Manuel Carrizo, è veramente, veramente importante per la tua crescita personale anche. Sì, gran giocatore, infatti sono molto contento di poterlo vedere giocare e comunque tutti quanti, perché sono tutti, compreso Simone, Nick, Lollo, tutti giocatori esperti che anni fanno la Serie B e sono molto contento di stare qua a guardare loro. Per chiudere, soprattutto li aiuti giocando, Ah, soprattutto. beh, certo. E, la prossima andiamo a Barcellona. Sì, un'altra partita tosta, infatti non vogliamo prenderci riposi, partiremo subito da lunedì, comunque preparando la partita e guardando un po' i loro giochi, preparandoci e soprattutto mentalmente pronti a cercare di portare a casa anche quest'altra partita. Il programma è stato realizzato con il sostegno della Banca Popolare del Cassinatere.